sarà più divertente. Lo sarà sicuramente. Bene, grazie per essere venuti, venute quasi, perché uomini sono pochi. E... questa è la studentessa. La biblioteca mi ha onorato di presentare un libro, io ne ho scritti parecchi e ho scelto Thomas il Monaco questa sera. Perché? Perché, pur essendo un libro che ho scritto alcuni anni fa, peraltro con un parto estremamente lungo, perché è durato 17 anni il parto di questo libro, con anche un ampio periodo vuoto in mezzo, però insomma, poi vi racconterò un po' la storia, intorno a questo libro poi si è sviluppata tutta la mia produzione attuale, cioè quello che sto facendo adesso come scrittore è scrivere dei libri che vivono in questo mondo qui, nel mondo che ho costruito negli anni scorsi intorno a questo personaggio. E, vabbè, il libro è piuttosto ciccione, mi è venuto così, anche se originariamente io pensavo che sarebbe stato piuttosto smilzo, perché questo libretto doveva essere il terzo volume di una trilogia. I primi due esistono già, sono i miei due romanzi giovanili, che adesso un po' ho rinnegato, per cui non me li porto neanche dietro, li tengo negli scatoloni. E... il primo è un libro molto triste, proprio adolescenziale, molto deprimente, che solo qualche adolescente particolarmente depresso potrebbe leggere con soddisfazione. A modo Leopardi. Esatto. Il secondo era un libro un po' immaturo, si intitolava Son delle Scalina, ma in questo secondo romanzo la vicenda del personaggio principale, che si chiama Rubin, seguiva un percorso piuttosto strano. Cioè Rubin, che era un ragazzo degli anni 80, perché io ero un ragazzo degli anni 80, e in questo secondo libro lui va via di casa, e però via via che viaggia anche indietro nel tempo, e in quel libro alla fine si trovava nel 1220 circa in un monastero in una zona particolare strana che adesso è Slovacchia, e il romanzo finiva lì con questo ragazzo che si ferma a vivere in questo monastero, dove trova il priore che si chiama Tommaso o Thomas, perché è un inglese, quindi lo chiamano in tutti e due i modi. Il terzo volume doveva completare quella trilogia, solo che quando ho cominciato a scriverlo sono arrivato a un certo punto e lì mi sono fermato per un motivo molto banale, però che a noi scrittori capita, non il blocco dello scrittore, che secondo me non esiste, ma il blocco del personaggio, cioè il personaggio principale, ovvero Thomas, che doveva prendere una decisione, mi ha detto: io non so cosa fare. E siccome mi ha detto che non sapevo cosa fare, io non sapevo cosa scrivere, perché la cosa si è fermata lì. E per 9 anni non ho più scritto niente. Dopo 9 anni ha bussato alla porta e ha detto: io avrei deciso. E quindi ho ripreso in mano questo libro, solo che nel frattempo, insomma, gli anni sono passati e ha cominciato a costruirsi come una sorta di enciclopedia della vita medievale, perché in questo libro non c'è solo una vicenda abbastanza lineare, ma c'è dietro tutta una ricostruzione di interi mondi, e quindi ricostruzioni delle, non so, delle tecniche artistiche, del modo di fare la guerra, della vita dei monaci, del modo di vestire, della medicina, del cibo, insomma tutte queste cose che ho studiato ambientati in quel mondo lì. È un libro un po' particolare, è un romanzo storico perché è ambientato in un'epoca storica, però non è un romanzo storico. Se volete paragonarlo a un classico, assomiglia come idea ai Promessi Sposi. Mm-hmm. Cioè, i Promessi Sposi sono un libro ambientato in un'epoca storica passata, ma non è un romanzo storico, perché di per sé tratta di cose che sono solo occasionalmente ambientate nel 600. Ugualmente questo libro è un romanzo di impianto psicologico, cioè tratta della storia e delle storie attraverso i punti di vista di più personaggi, ma anche più telecamere, diciamo. In effetti è un romanzo che è strutturato in modo cubista. La stessa cosa viene vista da 9 punti di vista diversi.
non tutte, da tutti i 9, però è un po' come in un film in cui le telecamere si spostano e noi abbiamo la visione della vicenda narrata da Tommaso, e quindi c'è tutta una serie di capitoli che si intitolano Tommaso 1, Tommaso 2, Tommaso 3, Rubin, questo ragazzo, Rubin 1, 2, Almaron, un cavaliere, i monaci che ci sono dentro, il barbaro, che è questo invasore che arriva, e poi c'è la storia, i dialoghi, la battaglia, la guerra. Quindi chi legge segue, invece che in modo lineare la vicenda, segue una serie di punti di vista che si sormontano. Lavoro quindi abbastanza lungo, impegnativo. La sfida è anche quella però di non farne un romanzo pesante, cioè di fare un'opera che sia comunque leggibile. Poi se ce l'ho fatta lo direte voi. Vi dico due cose sulla vicenda, giusto perché vi orientate. Siamo nei Carpazi occidentali, piccoli Carpazi, che attualmente sono Slovacchia, ma allora erano l'ultimo lembo occidentale dell'Ungheria. È un punto proprio di incontro fra l'Ungheria, il Ducato d'Austria e la Boemia. Siamo nel 1225. La vicenda narra fatti che si svolgono fra il 1216, quando questo Tommaso con alcuni amici va a vivere in questo monastero. Tommaso era un giurista dell'Università di Bologna, eppure essendo inglese è nato alla corte di Eleonora d'Aquitania, figlio spurio forse di un certo Tommaso, autore del Tristano e Isotta, e studia in vari monasteri, studia a Parigi e poi va a insegnare diritto utriusque, si chiamava, cioè sia il diritto canonico che il diritto civile all'Università di Bologna. Nel 1216, stufo di quella vita, ormai ha 54 anni, il mondo medievale ne sono accorto dopo, ma 54 è un'età significativa perché per loro le età si suddividono in diciottenni, cioè il primo blocco sono i primi 18 anni che è l'infanzia, poi gli altri 18 fino ai 36 è l'età della forza, dai 36 ai 54 è l'età della saggezza, dai 54 in poi è l'età dell'età, si chiama in age, cioè uno è in età, ancora si usa un po' questo modo di dire, no? È una signora in età, e non si sa bene in età cosa si faccia. E Tommaso decide, quando arriva in età, di andare in questo convento sperduto con alcuni amici, tutti orientati a fare una cosa, cioè dedicare gli ultimi anni della vita a un interesse, una passione. Tommaso vuole studiare la Bibbia. Ovviamente, come tutti i medievali, ha una cultura biblica, però la vuole studiare bene. E quindi anche prima di partire frequenta i rabbini, cerca di imparare con scarso successo il greco e l'ebraico, ma si lamenterà sempre che non sa fare, insomma, che lo sa poco. Il suo amico Cosma, che è un greco, invece il greco lo conosce, ma lui fa vetrate, è un artista che fa vetrate e quindi va lì perché può finalmente dedicarsi a fare quello che gli piace. Lui piace fare le cose piccoline, dopo aver fatto le vetrate delle cattedrali comincia a fare il portacandele, queste cose qui. E poi altri monaci, uno magari poi vi leggo un pezzettino, ciascuno va lì a coltivare il suo gusto, il suo piacere. Sono tutti monaci abbastanza ricchi, benestanti, che gli possono permettersi una vita tranquilla. Nel bello di quasi 10 anni che Tommaso si trova al monastero, accade un fatto inatteso. Sono gli anni dell'invasione mongola. Genghis Khan arriva, nel romanzo ovviamente tutto quanto il mondo storico vero dell'epoca c'è, quindi in mezzo lì si subentrano questi personaggi letterari, alcuni dei quali sono anche molto ambigui, cioè ci sono dei personaggi storici che diventano personaggi letterari qui dentro. Genghis Khan arriva da quelle parti veramente, solo che poi torna indietro. L'Europa se l'è cavata per due volte sulle invasioni mongole, non tanto per i nostri eserciti, anche se nella seconda invasione, quello ungherese, qualcosa ha fatto pur perdendo tutte le battaglie. Sono tornati indietro per motivi di successione. Ma in questo romanzo un piccolo gruppo di sbandati arriva proprio nella regione abitata da Tommaso e va a turbare i precari equilibri. È una regione di recente colonizzazione tedesca soprattutto, quindi è ai margini del regno d'Ungheria, quindi insomma il re è poco presente,
ci sono dei signori, ma è un mondo molto piccolo, qui non ci sono grandi castelli, grandi città, è un luogo proprio piccolo piccolo, ci sono cinque villaggi sui quali governa un cavaliere che si chiama Almaron, c'è il convento, ci sono altri villaggi un pochino più importanti, ma poca roba. Arriva questa banda di nomadi, comincia a insediarsi nella regione e per farlo prende accordi con alcuni signori locali. Ovviamente chi ci rimette sempre in queste cose sono i più poveri, quindi i contadini che a un certo punto saliranno al convento a chiedere aiuto a Tommaso. E questo era il problema che mi era capitato ormai quasi 15 anni fa, cioè che Tommaso non sapeva cosa fare, perché in effetti tutto quello che Tommaso vuole è vivere tranquillo e pacifico il resto della sua vita senza nessuno che lo vada a turbare. Infine decide cosa vuole fare. Adesso io non so se posso spoilerarvi il No, romanzo, ma no, perché non ve altrimenti. lo spoilerò. Adesso si usa questo termine, Sì, non ho mai capito cosa vuol certo. dire, però usiamo lo stesso. Sì, oddio, poi sui romanzi secondo me non è così importante non sapere come vanno a finire, perché a me dei romanzi, quando finisco un romanzo non mi ricordo mai di cosa tratta, ma mi ricordo se è scritto bene o è scritto male. A me interessa scrivere bene, poi che sia vero lo dovete decidere voi, però il mio lavoro di scrittore è sempre stato quello di lavorare sulla parola. E sul mondo delle parole ci sono parecchie cose in questo libro. Volevo leggervi qualche pezzettino così giusto per darvi un'idea, ma ahimè, mi devo mettere gli occhiali. Ogni tanto faccio finta di non. Vabbè. Basta non dire, non so se ne Lo so, però quando ero piccolo c'era ancora un po' questa vessazione dei bambini con gli Dora. occhiali e quindi mi sono tirato dietro. Vabbè, c'è una scenetta, spero sia divertente, ci si sta preparando a una battaglia e Tommaso, che è uno che legge, l'idea di Tommaso è che i libri ti spiegano come devi vivere. Cioè, se tu vuoi sapere come fare le cose, le devi leggere sui libri. Insomma, quando avrà a che fare con questo barbaro, dirà: voglio ben vedere se un barbaro qualsiasi può avere la meglio su uno come me che i libri li studia. Quindi cosa fa? Va a procurarsi libri di storia, di guerra, di battaglia, latini, greci, dove ce la fa. Addirittura gli capita in mano una versione edulcorata, un po' ridotta, di un trattato cinese dell'arte della guerra. E lui usa queste cose, ma leggendoli comincia a parlare con i cavalieri, che ovviamente invece è gente abituata alla guerra a farla, ma lui la guerra la immagina come una cosa di parole, perché gli interessano quelle alla fine, e quindi avviene un po' questa cosa. Libri e parole governano i pensieri di Tommaso, pensava Almaron, il cavaliere, e la guerra si conformava alle sue parole, riottosa. Lentamente i contadini diventavano milites. Wolfram e Hermann, che sono due dei cavalieri, insomma, che combattono lì, Campiductoras, addestratori, il fabbro Variego e gli altri cucinieri, Samiatoras, questo perché lui ha letto un trattatello che si chiamava Strategikon dell'imperatore Maurizio, dove lui spiega come si chiamano queste cose, ma però nell'impero bizantino, a lui piacciono e quindi li chiama così. E via con i portaordini, portastendardo, i capi degli arcieri, archis agitatoroi, i capifila, logacoi, ruolo speciale riservato ai musicisti. Allen, un altro cavaliere, si rifiutò di chiamare le squadre dei suoi cavalieri arithmoi. Disse che era ridicolo. Bande, propose Tommaso. Roba da criminali, disse Allen. Drungi allora. Drungi? Vabbè, ammetto che in effetti. Contatoi? Roba da pazzi. E dunque come? Scherani? Berrovieri? Masnadieri? Briganti? Cavalieri? Cavalieri, che cosa banale, pesanti o leggeri? Tommaso, sei insopportabile. Wolfram si pentì di avere portato lo Strategikon, però la sera se ne poteva ridere e Tommaso un po' se ne adombrava. Questi cavalieri avevano un fondo di ostilità all'estetica, alla precisione, alla cura, gente da forza bruta. E intanto i contadini provvedevano a massacrare le finezze bizantine del lessico, incapaci di memorizzare tutti quei termini stravaganti. Il bell'eloquio degli ellenici era a loro lingua barbara, lingua di suoni inarticolabili. E il Fulax, capo della retroguardia, veniva chiamato Filo. Si provò allora col più logico Serrafila, Filo
Filo divenne Fila. Ci sarebbe anche Uragos, propose Tommaso. Gli arcieri li chiamavano Clembi, uso locale, i cavalieri Naiadi, uso locale. Move si diceva Dopredu, meno male che Sta si diceva Sta. E via così, c'è un po' questo tentativo di Tommaso di rendere la guerra, l'esercito potabile ai libri con grande fatica. Su e giù, destra, sinistra, fermarsi, tirare, carro, balestre, onagri, baliste, chiedeva Tommaso. Scordatele, diceva Wolfram. Straordinario, pensava Hermann. La mente di Tommaso sembra questo tempo apocalittico, percorsa da lampi, tuoni, squarci. Siamo tutti matti, meditava Wolfram. Ci serve la gente giusta. Tommaso vuole fare la guerra con i libri, ma si rende conto di avere bisogno dei professionisti della guerra. E quindi un po' alla volta comincia a tessere la sua rete per riuscire a portarla in fondo. Chi c'è in questo mondo? Beh, ci sono i contadini, i monaci, i cavalieri e poi questi, che vengono chiamati banalmente barbari, che sono un gruppo molto disomogeneo, perché quando i mongoli si spostavano ovviamente poi raccattavano un po' tutto quello che c'era lungo la strada e quindi raccolgono famiglie, sbandati di altri eserciti, però sono molto meglio organizzati. I mongoli peraltro erano un esercito temibilissimo. Nella seconda invasione, quella che arriverà negli anni 40 del 1200, faranno dei disastri, devastano l'Ungheria e si fermano ancora una volta solo perché tornano indietro ancora per motivi dinastici. È l'unico esercito che è riuscito a conquistare la Russia in una campagna invernale. Si vede in questo libro, ho dovuto studiarmi tutte quante le tattiche di guerra mongole, si vede la differenza della professionalità. Però Tommaso ha in mente tutta una serie di idee che vuole portare avanti. Ho cercato di ricostruire le differenze culturali. Una delle principali differenze che emerge nel mondo dei mongoli e il mondo degli abitanti di questa regione è la percezione dello spazio. Tenete conto che il Medioevo occidentale, qui siamo nel 1220, quindi le cose stavano già un po' cominciando a cambiare, ma in questa regione è un mondo di foreste. Ancora oggi nel nostro dialetto di uno che viene da fuori si dice che è foresto, e deriva proprio da questa idea, uno che viene dalla foresta, quindi da un luogo ignoto. Il mondo in cui è ambientata questa vicenda è un mondo di foreste. Io poi sono stato, mentre scrivevo il libro, nei luoghi che avevo immaginato. In questa regione, che è proprio un costolone, l'ultimo costolone dei piccoli Carpazi, dove c'è questo colle che si chiama Zarubi. Io avevo sulla carta geografica trovato questo posto che mi ispirava, però sapevo solamente che lì c'era un ditino dei piccoli Carpazi. Sono andato nel 2007 in Slovacchia a vedere questo posto. E quando poi sono salito su per il colle che portava a Zarubi, arrivato su, c'era un castello, che io non avevo mai visto, e che era esattamente nel posto dove io avevo immaginato che dovesse esserci il convento. Arrivato lì ho notato questa cosa, sono rimasto un po' stupefatto, mi sono anche un po' spaventato, poi sono salito, poi c'è una scena di battaglia in cui Tommaso vede il luogo in cui si svolge la battaglia, sono salito su una specie di torretta che c'era lì, diroccata, e da lì sopra si vedeva tutto. Quindi, in sostanza, mentre io scrivevo il libro, Zarubi stava organizzandosi per ricostruirmi tutto quanto il mondo di 800 anni prima, che mi serviva per andare avanti con la battaglia. Così l'ho anche poi fotografato, filmato, e tutte le vicende che si svolgono lì sono calcolate sulle dimensioni di quello spazio. Quindi le distanze fra i luoghi, ma anche addirittura la distanza che c'è fra un laghetto che c'è adesso, che allora era palude, e il bordo della collina, c'è tutta una serie di cose piuttosto strane che si sono verificate. E rispetto a questa idea della storia che si costruisce nel tempo, volevo leggervi un capitoletto che mi è costato sangue e sudore, perché ho dovuto studiare tutta l'evoluzione del clima dalle origini fino
ad oggi per scriverlo. E accade questo, Tommaso decide di dare battaglia, però si rende conto che è one shot, cioè o la vince al primo colpo o con i mongoli la perde. E quindi deve prima organizzarsi, formare i contadini, cioè deve avere una situazione ideale, deve combattere la battaglia ideale. Quindi comincia a giocarla su un tavolo, a pensarla tutta, ma ha bisogno di un inverno di pioggia in cui si possa, non ci siano razzie, non ci siano scaramucce, e in cui si possa avere il tempo di formare i suoi soldati. E quindi prega, il convento prega perché ci sia la pioggia. 2334 anni prima di quella mattina, le nevi sui piccoli Carpazi, esattamente nel punto in cui ora sorgeva il convento di Zarubi, avevano cominciato a sciogliersi in anticipo. Era una visaglia appena percettibile, ma qualcuno da qualche parte doveva sapere che stava finendo la glaciazione e un periodo di progressivo innalzamento della temperatura era iniziato. Annusando il vapore gelato che saliva dal suolo, l'antenato di qualcuno desiderò confusamente ma fortemente che il freddo terminasse. Non sapeva di essere un uomo di Cro-Magnon, forse non lo era. Non sapeva di essere in un luogo che avrebbe avuto un nome. Sapeva quasi vagamente di esserci. Vedeva però che la neve a valle stava sciogliendosi. Distante, vedeva scintillare il grande fiume che non aveva nome. E pensava confusamente ma fortemente che un enorme spazio lo circondava e che quel fiume andava in un luogo lontano, un luogo dove era andato per tutto il lungo inverno e dove avrebbe continuato ad andare per tutta la stagione calda. Cominciò a piovere e lui non lo sapeva che ci sarebbero voluti ancora 5028 anni prima che il cumulo delle piogge e dei detriti trascinati dalle acque della Morave e del Danubio andassero a intasare gli sbocchi del Mar Nero facendoli infine straripare. Un suo discendente, emigrato a sud-est, sarebbe fuggito, inseguito dalle acque che salivano di mezzo metro al giorno, indifferente al fatto che l'estendersi della grande palude, ormai tramutata in mare, avrebbe mutato l'equilibrio climatico della regione per millenni. I primi tentativi di agricoltura vennero bruscamente interrotti, si tornò alla raccolta di frutti spontanei. Perdute per secoli le sofisticate tecniche di coltura, ma pioveva. Piovve più frequentemente del solito per 3 millenni, poi 3485 anni prima di quella mattina, i primi impercettibili segni della siccità incipiente fecero germogliare i narcisi con alcuni minuti di ritardo. Nel volgere di alcuni secoli il clima buttò al secco, prima nelle regioni mediterranee, poi anche a Zarubi. L'ossigeno più leggero si condensò nelle stalattiti delle grotte, i sedimenti smisero di depositarsi sul fondo dei laghi, un sacerdote egizio pensò che dovesse esserci una relazione fra la siccità e l'incremento dell'attività sismica. Ma esattamente 1109 anni prima di quella mattina, un vento più secco soffiò da sud e si intuì che quell'anno avrebbe piovuto meno. Ci vollero alcuni decenni prima che le carestie divenissero comuni. Fu una cosa lenta, ma anche gli affari di lunga tratta cominciarono ad andare male. 296 anni prima di quella mattina, i coralli dell'isola di Palmira, nell'Oceano Pacifico, smisero di accumulare intensamente isotopi di ossigeno radioattivo. La temperatura superficiale delle acque oceaniche stava aumentando, l'evaporazione aumentò, piovve sempre di più sulle coste. E nevicò abbondantemente. Il clima scese molto lentamente e si mantenne in generale piovoso e tiepido. Poi, 6 anni prima di quella mattina, la temperatura aumentò di qualche mezzo grado. Un accenno di siccità tormentò 5 di quegli anni senza danni rilevanti. Il quinto anno piovve con moderazione, le colture vennero splendidamente, il raccolto fu generoso. Il sesto fu un anno di carestia su tutta l'Europa occidentale. Secco e sterile. Quando infine quella mattina padre Tommaso pregò brevemente per una pioggia ininterrotta che non volgesse in neve, Dio si ricordò che già 12.334 anni prima aveva previsto questa evenienza e senza nulla mutare nelle necessità del clima, gli concesse 6 mesi di fango
acquitrini e straripamenti. Quindi l'idea, siamo in un mondo medievale dove tutto è nelle mani di Dio, quindi quando Tommaso prega, se le cose vanno come dice lui è perché Dio l'ha previsto 13.000 e rotti anni prima. E è un po' più lungo questo capitolo, ma ve l'ho un po' tagliuzzato. Questo è il mondo della provvidenza, anche se Tommaso è un monaco anomalo e nei libri successivi a questo, cioè gli annali che sto scrivendo, tutta l'evoluzione di Tommaso emergerà. È un monaco aperto al dubbio, infatti lui dice, mi hanno proprio dato il nome giusto, mi chiamo Tommaso, l'apostolo che non si fidava. Tommaso non si fida, vuole sapere, è per questo che va a Zarvi per studiare, per arrivare con la sua testa a capire certe cose. E infatti perseguirà questo obiettivo e porterà con sé un po' tutta la sua comunità in questo tentativo di vedere le cose da un altro punto di vista. Chi c'è in questa comunità? Ci sono i monaci. Il mondo dei monaci, che sono pochi e anche vecchi, l'ho sviluppato su richiesta dei miei lettori ideali. Mentre scrivevo questo libro, lo facevo leggere via via che andavo avanti ad alcuni amici. E quindi mi davano dei consigli, cioè mi dicevano, e uno di questi miei amici ha detto, ma è un peccato che questi monaci siano sviluppati poco. Infatti nella quinta versione di questo libro, che ho scritto 7 volte, nella quinta ho dato un po' più di spazio ai monaci, creando proprio un punto di vista che è quello loro. E quindi vengono presentati tutti questi personaggi. Vi ho già detto un po', c'è il vetrista, l'amanuense, c'è il cuoco, c'è il medico e tutti questi personaggi mi sono anche poi serviti per aprire delle finestre su questo mondo medievale, che è un mondo estremamente fascinoso. Studiandolo accuratamente mi sono accorto che noi siamo figli del Medioevo molto più di quanto pensiamo. Per molti aspetti, noi, soprattutto dal punto di vista religioso, noi ci portiamo dietro quel mondo lì, cioè il nostro mondo religioso, quello della gente comune, è un mondo medievale. Tant'è vero che se poi uno ci pensa, si accorge di essere completamente fuori epoca. Le normali convinzioni religiose di un uomo comune, al vaglio della ragione non reggono, ma reggono al vaglio della storia. Cioè alla fine noi ci rassereniamo e ci rassicuriamo in quelle convinzioni lì, che sono il mondo medievale. Chi non ci si rasserena è Tommaso, che è un medievale, perché quel mondo non era, come lo immaginiamo noi, un mondo statico, era invece un mondo di intensissimi dibattiti, che emergono in questo romanzo, perché ho voluto metterci in gioco un po' tutto quanto questa serie di questioni che talvolta sembravano piuttosto fittizie, ma che per l'epoca erano gravi. Banalmente, Tommaso si chiede se è lecito o no usare la balestra. La balestra, cosa c'è di strano? Perché un capitolo del Concilio Lateranense IV del 1215 proibiva l'uso della balestra. Sì, dice un giurista che c'è qua, però lo proibisce solamente contro gli altri cristiani, se questi non sono cristiani si può usare. Gli dice quell'altro, ma si può usare, ma come faccio a sapere che non sono, cioè, che non è cristiano quello contro cui lo sto usando? E questo è un tema che si dibatteva insieme a tanti altri. Cos'altro c'è in questo libro? In questo libro c'è il tentativo di rendere evidenti le complessità del pensiero e delle scelte. È un romanzo sulla difficoltà di decidere. Non c'è solo Tommaso che deve decidere, anche tutti gli altri devono decidere perché si trova ciascuno in una situazione particolare. Di fatto nessuno di noi, quando sceglie, sceglie libero da condizionamenti. Dobbiamo scegliere nel contesto in cui siamo e ogni scelta si porta dietro anche tutte quante le non scelte che non possiamo fare. Ciao, grazie. Tommaso infine sceglierà, i suoi monaci sceglieranno, ma anche tutti i cavalieri si troveranno a dover scegliere se combattere, non combattere, stare con lui o stare con un altro.
C'è quindi anche un'evoluzione psicologica dei personaggi dall'inizio alla fine. Tutti in qualche modo crescono perché questo evento così drammatico li costringe a prendere delle scelte, delle decisioni che in realtà non avrebbero preferito non dover prendere. Vi dicevo che ci sono descrizioni delle tecniche che vengono utilizzate a quell'epoca, quindi ovviamente c'è tutta una parte dedicata al lavoro, non so, dei fabbri, per esempio, per costruire le quadrelle, le frecce, eccetera. C'è la guerra, c'è la battaglia, ci sono tanti vecchi, è un mondo di vecchi, non solo i monaci, ma anche i vecchi dei villaggi, perché i villaggi in quell'epoca si governavano attraverso una specie di parlamentino locale fatto degli, li chiamavano gli uomini saggi e buoni, che erano i capofamiglia. Questi si riuniscono e decidono le cose e quindi poi si interfacciano con Tommaso. C'è la morte, perché è un libro in cui c'è una guerra, ed è la morte vista come qualcosa di molto serio e anche di molto etico. Siamo in battaglia. Pedoni di Zaroli cominciarono ad essere ingoiati dalle nere fauci della morte. Ma la linea reggeva ancora il corpo lungo e sottile di Tommaso. Resisteva mentre gli si strappavano le lembi. La falce della signora danzò fra gli steli. Cadde Gastone, che parlava con gli spiriti dei morti, trafitto sotto la spalla. Sentì il braccio perdere sensibilità, poi svanire. Solo dopo il dolore e un velo gli coprì gli occhi. Morirono Orazio, padre di Silvio, che aveva navigato e conosceva il mare, Gino, il carpentiere di Niculas, che aveva aggiustato la scala del campanile e che serviva nella compagnia del Teutene Lupo, il monaco Stefano, cui lo scudo di Zarobi cappato di nero non bastò a schivare la freccia, colpito alla gola sentì l'anima svincolarsi dalla carne e dalla natura passò all'eternità. Franco Piccolo, arciere di Zarobi, preso al fegato da un dardo che gli si infilò all'insù fino al cuore. Il musico Buio, che troppo si era fatto avanti con la sua viola. Gaetano e Arcangelo, i vecchi di Plavecki Peter, che avevano sofferto come giovani le prime durezze dell'addestramento. Il vecchio Pasquale che veniva dall'Italia e zoppicava, e il giovane Pasquale che la madre voleva riscattare dal servizio, offrendo per scutaggio tutto quello che aveva. Ma ad Almaron non bastò. E caddero fra i mongoli Abbad e Bashir, fratelli, Marwan, il cucitore di tende, Razi il selgiucide, che non dimenticava mai di pregare rivolta sud-est, l'ufficiale Chagatai, una quadrella di balestra gli entrò nel petto e ne uscì con il suo respiro, Hulagu, che rideva sempre, Mohmed, che per primo aveva visto la terra promessa, Safi, che con Willenbord aveva discusso in greco sull'incarnazione, Sharuk, l'inutile, cui andava bene tutto e che tutto faceva svogliatamente, tranne mangiare e stare con le donne, Batu, figlio di Tolui, che doveva diventare capitano della cavalleria alla morte del padre, Navavi, che fu colto al tallone da una pietra scheggiata, scivolò dal cavallo e fu travolto dai compagni in corsa. E molti, dall'una parte e dall'altra, ne cadevano alla polvere indifferente, all'erba marzolina che gli zoccoli svellevano, all'humus che tutti bilancia e che all'uomo dà il nome, e con essi cavalli, innocenti olocausti, docili e stupiti, smaniosi di estrarsi aste dai muscoli, sconvolti dagli schiocchi degli arti che si spezzavano. Meravigliosamente, all'una parte e all'altra, la linea di Zarubi teneva, stordita, esaltata. Questa vicenda di morti che muoiono su dei modelli letterari presi dall'Eneide, soprattutto, e dall'Iliade, ho messo dentro i morti della mia storia. Quindi tutti i nomi che ho preso sono di persone morte. E a ciascuna ho lasciato un piccolo particolare legato alla sua vita, quindi sono persone vere, trasportate 8 secoli prima, e nel modo di morire o in certi particolari c'è un piccolo cameo che ho lasciato. E
Infine, poi mi fermo, la cosa che c'è dappertutto in questo libro sono i libri. Questo è un libro sui libri, perché Tommaso costruisce il suo mondo intorno ai libri ed è convinto, poi se vedete proprio il retro di copertina, la frase che ho scelto è, dice questo, c'è un dialogo in cui uno dice a Tommaso, la vita è spesso molto diversa dai libri, e lui risponde, ho provato a convincermene io stesso, amico, ma ho capito che la vita si adatta a fare quello che sui libri c'è scritto. Questa è una cosa di cui io sono molto certo, cioè la nostra vita fa quello che c'è scritto sui libri che leggiamo. Ne sono convinto per me, perché comunque la mia vita ho visto che in qualche modo si è adattata ai libri che ho letto. Poi, siccome sono uno scrittore, la mia vita si è anche adattata ai libri che ho scritto. Scrivendo i libri, in qualche modo io anticipo quello che mi succederà. Credo che se uno ci pensa in qualche modo, ripensa ai libri che ha letto, di quei libri, però poi i libri, i film, le fiabe, i racconti, cioè le storie, le narrazioni che noi sentiamo, sono poi quelle che ci consentono di farci i copioni, e quindi comunque di immaginare o di costruire dei percorsi che faremo. I libri però sono anche molto ambigui e ci danno dei copioni, però non sempre ci aiutano a vivere. C'è un dibattito, che è l'ultimo che vi leggo, che Tommaso ha con alcuni dei suoi monaci, intorno alle ragioni per cui lui decide di sposare la causa dei contadini. Lui sta parlando con Almaron e Allen, due cavalieri, e dice ad Almaron: hai presente Puzzina? È uno dei tuoi contadini, quello brutto con il figlio storpio. Abitava a Novi Dvor e adesso è qua al convento. I mongoli gli hanno incendiato la casa. Lui per fortuna non c'era, era nei campi con il figlio. La moglie gli è morta mettendo al mondo quel figlio che adesso ha 9 o 10 anni. Puzzina è l'uomo più brutto che io abbia mai visto e non è neppure molto intelligente. Nell'assemblea non parla mai. Sta sempre in disparte con gli occhi spalancati, neri. Le parole lo attraversano parte parte, nonostante lo sforzo che fa per capire. E suo figlio è storpio nel corpo e nella mente, lo porta sempre con sé. Da quel ragazzo Puzzina si sente amato, sa di essere l'unico legame del figlio con la vita ed è grato dei suoi sguardi stravolti, dei suoni inarticolati con cui è chiamato, del rifugiarsi di quella testa sghembba sotto il suo braccio, del totale abbandono con cui gli si appoggia. Nessuno ama Puzzina se non suo figlio e nessuno ama suo figlio se non lui. Ogni volta che incrocio Puzzina, le ragioni che mi hanno mosso a questo tormento mi risultano limpide e giuste. Capisco che combatto per non sentirmi troppo lontano da lui, per meritare una piccola parte del suo rispetto. Capisco che combatto perché nel giorno del giudizio Puzzina e suo figlio possano parlare per difendermi e per non dovere ogni giorno, per vergogna, distogliere gli occhi da quell'amore, da quell'umanità. Ho trascorso la mia vita sui libri e so che i libri non insegnano l'amore. I libri piuttosto te ne tengono lontano, te lo risparmiano. I libri annullano il dolore, ottundono le passioni, fanno di noi uomini equilibrati, saggi, cinici, capaci di trovare ragioni per tollerare l'ingiustizia, farmaci per stordire il dolore dell'anima. Teodicee per difendere Dio dalle accuse degli oppressi. L'amore si apprende solo dalla sofferenza e dalla paura. È la precarietà stolta di Puzzina che mi spinge ad agire, il suo sogno matto di difendere la dignità del figlio, la sua resistenza alla violenza della sorte, all'indifferenza degli uomini, alla lentezza di Dio. Tutto il mio studiare, le mie metodiche preghiere quotidiane, il mio inerpicarmi sui sentieri arditi del pensiero non valgono uno solo degli sguardi premurosi di Puzzina. E se tutto ciò che io sono stato potrà valere a far perdurare quell'amore,
sia solo per breve tempo, tutto avrebbe un posto giusto, bilanciato, nella grande storia che stiamo tessendo. I libri, insomma, sono ambigui, almeno per me sono questo, sono un rifugio, il luogo della mia creatività e il luogo dove trovo riposo e consolazione. Però, per quello che ho capito, i libri non insegnano ad amare, i libri te ne tengono lontano, almeno a me. Vabbè, questo è Thomas il Monaco. Adesso magari avete delle domande da fare, o delle curiosità che vi sono venute, o anche no. Ma se posso io, l'ambientazione geografica mi sembra di capire che sia sempre la stessa, sia da ragazzo che poi anche nell'età adulta, perché sì. Se non ho capito male, diceva che all'inizio i romanzi dei primordi erano comunque sempre ambientati in quella zona geografica. Ma in realtà il primo romanzo non ha un'ambientazione di per sé, è un'altra cosa. Nel secondo c'è un viaggio. Il viaggio parte dall'Italia, va verso il nord, verso la Germania, arriva a Norimberga, poi viaggia verso est e finisce lì, finisce a Zarubi. C'è però un motivo particolare, perché di zone geografiche ce ne sono tante, però ecco, visto che anche questo romanzo poi alla fine inizia e si ambienta lì, ecco, mi viene da domandare per quale motivo. Ma l'unica ragione che c'è, io non mi ricordo il perché alla fine, allora nel secondo romanzo, sì, potrebbe anche non esserci lì. Un motivo. Sì, il motivo c'è, potrebbe non essermi chiaro, perché poi molte cose che faccio o scrivo mi diventano chiare dopo. A me capita, poi sono uno che ha la memoria molto, molto labile, mi capita spessissimo di rileggere i miei libri e di non ricordarmeli assolutamente, per cui ogni tanto anche di dire, perché? Quello che mi interessava, l'unica cosa che mi ricordo che mi interessava, è che questo luogo era un punto di incrocio fra tre diversi stati, cioè doveva essere un luogo, diciamo, vuoto di potere in qualche modo. E effettivamente, storicamente, era abbastanza così, perché è una zona contesa. Tutto lì. Dopodiché io per costruire sono partito da una cosa molto macroscopica, cioè guardandomi sulle mappe dove era questo posto, mi sono procurato le mappettine, quelle da biker, insomma, da viaggiatore, però tutto sulla carta, perché non ero ancora stato in Slovacchia. Poi invece la parte, diciamo, tridimensionale, un po' di com'è quel mondo lì, l'ho scoperta dopo. Poi ero anche andato lì per capire che piante c'erano, di che colore era il terreno, cosa ci si poteva trovare, quindi ho fatto le foto delle cave, perché tutto serve alla fine per avere un'idea di... E poi tutta quanta la dimensione geografica è piccola, quindi è proprio l'ambiente, è quello lì. Il seguito, la vicenda finisce nell'aprile del 1227, e dopo cosa è successo della mia carriera di scrittore, che per un paio d'anni sono rimasto un po' scosso. Quando si finisce di scrivere un libro, no, a me, ci si sente proprio svuotati, cioè poi un libro come questo che mi ha portato via tantissimo tempo e studi, insomma, lavoro intenso, 7 rivisitazioni, un lavoro piuttosto lungo, sono arrivato un po' provato alla fine di questo. Peraltro avevo una specie di patto con Dio che avrei dovuto scrivere 5 romanzi, questo era il quarto, e il quinto più o meno avevo in mente cosa doveva essere, però non mi convinceva tantissimo. Quindi nel frattempo ho scritto 2 raccolte di racconti, che mi sono anche venuti bene, e in attesa che succedesse qualcosa. Alla fine il quinto libro è arrivato, però è arrivato in una forma un pochino strana, ovvero sotto forma di annali di Zarubi. I libri che sto scrivendo adesso ne scrivo 1 all'anno, sto scrivendo il quinto adesso, 3 li abbiamo già pubblicati, il quarto è finito, bisogna ancora passarlo in barrique, e il quinto è a metà. In questi libri un personaggio che qui non c'è, perché non è... questo personaggio arriva a Zarubi
l'ultimo giorno in cui si svolge questo libro qui. Non lo sapevo quando ho scritto questo libro, l'ho scoperto dopo. Si chiama Martino, questo tale. Arriva lì e a distanza di una ventina d'anni scrive le vicende che sono capitate a Zarubi dopo questa vicenda narrata qui. Quindi ogni anno io scrivo uno di questi libri, che sono libri ciascuno dedicato in modo particolare, ma non esclusivamente, a un tema. Il primo tratta della geografia, quindi tratta dettagliatamente un po' di quel mondo lì, il secondo della storia, della vicenda, il terzo del diritto, il quarto della teologia, il quinto che sto scrivendo tratta dell'etica. Quindi ogni anno scriverò un libro su un argomento. Il fatto è che l'autore Martino, che scrive questi libri in forma di lettera a un amico, Tebaldo di Champagne, un trovatore, si perde. Quindi dice: adesso ti scriverò dettagliatamente questa cosa e ti racconto. Dopodiché comincia a raccontargli la sua vita, come va, gli incontri che fa, le sue preoccupazioni, come sta e tutto il resto. E quindi anche l'occasione per andare a sviscerare alcuni aspetti paralleli della vita medievale, quindi come si viveva all'epoca, tutte queste cose qui. E questo libro mi accompagnerà fino a quando sarò in grado di scrivere, perché ogni anno ne faccio uno, quindi nel momento in cui muoio io, finisce il libro. Quindi sarà un libro così. Gli altri libri ci sono, insomma, se volete dargli un'occhiata dopo, li potete vedere sul banchettino. Vi presento anche la mia editrice che si chiama Shalom, con la quale 10 anni fa siamo partiti in questa impresa di fare una casa editrice. E ti ha accompagnato anche nei Carpazi? No, i Carpazi non mi ha accompagnato, sono andato con mia moglie e lo rifaccio ancora. Ecco, mi porti invece che portarmi a Londra, mi porti nei Carpazi. Ci sono molte cose da vedere nei Carpazi, però a me interessava, quindi ci sono andato. Così è. E adesso quella regione lì, mettermi Adesso è Slovacchia. in avanti. Ok, ma è ancora Si è territorio sviluppata? di No, adesso contese. proprio no, non è conteso, E lì perché non so chi lo sono. possa volere, sono slovacchi. È un posto tranquillo, con un turismo praticamente assente, anche perché i Carpazi sono molto bassi, lì per andare, zone turistiche bisogna andare sui Carpazi più alti, dove sono le piste da sci e quelle cose lì. È una zona però da uno che ama camminare, ci sono questi bei costoloni su cui ti arrampichi e vai, insomma, in giro su di lì. Io sono andato 10 anni fa e era una regione molto arretrata rispetto, arretrata, insomma, no. Però un pochino diversa dalla nostra, quindi con uno stile un po' che mi ricordava la Jugoslavia una ventina di anni fa. C'era anche un bellissimo hotel, peraltro vuoto, completamente vuoto, con una receptionist che parlava solo slovacco, con un caldo terrificante in agosto. Altezza sono Così sono molto bassi, cioè proprio sono colline, essenzialmente, oltre 300 colline. metri, sì. L'ho scelto Zarubi perché è un po' un picco un pochino più alto, per cui praticamente si sale, c'è una valle, una vallettina, valletta di Bukova, da lì si sale su per questo costone alberato, c'è un sentierino, e da questo sentiero si arriva alle rovine di questo castello che si chiama Ostrikamen, che hanno cominciato a costruire subito dopo la fine di questa vicenda qui, cioè intorno al 1250 cominciano a costruire questo castello. Quindi io immagino che lì sotto ci fosse un convento. Ci sono delle rovine, peraltro nella copertina si vede un po' poco, però questa immagine è proprio un resto di quella fortezzina lì. E poi da lì si sale proprio in costa alla collina, si comincia a seguire i Carpazi, perché sono proprio delle dita che scendono giù, perché uno di questi ditoni è uno dei Malé Carpati. E lì su, salendo un po', c'è questo luogo che si chiama Zarubi, dove non c'è niente, cioè è il nome della collina essenzialmente. E poi io immagino che su di lì, dopo la guerra, Tommaso vada a vivere in un eremo, che è finita la battaglia, lui sconvolto da questo fatto, lui la battaglia se la immaginava, boh, Sì.
sui libri, e invece poi quando la vede davvero si impressiona un po', e soprattutto perché poi dice: colpa mia, questa cosa alla fine l'ho costruita io, c'è un po' di macelleria, e quindi dice: adesso devo, prima di morire, devo pagare il mio debito, perché poi il mondo medievale era un mondo in cui uno accumulava debiti e doveva pagarli prima di presentarsi a nostro Signore. E quindi va all'eremo, dice: faccio vita ritirata in questo eremo, ci resterà qualche anno. Aspetta, che cosa lascia al lettore la lettura di questo libro? Cioè, cosa gli rimane? No, c'è una Non lo so, domanda così, dipende da secondo lei. te. Cosa vorrei che gli Sì, cosa rimanesse? vorresti che gli rimanesse? Ma a me quello che piacerebbe è quello che a me piace nei libri, cioè un piacere estetico. Cioè, secondo me nel libro la storia ci deve essere, perché comunque un libro è una storia, ma la storia è piuttosto irrilevante. Poi se voi leggerete Thomas il Monaco vi accorgerete che la vicenda, la fabula, la trama in sé niente di originale, perché comunque le trame sono già state scritte tutte, si possono fare delle varianti, ma insomma, questo qui potrebbe essere un po' i Magnifici Sette, insomma, come idea, cioè comunque la cosa è la stessa, cioè, sono i cattivi. Ecco, però i cattivi qui non sono proprio cattivi, anche il barbaro, che è un barbaro vero e proprio, però lui ha la sua visione del mondo, e quindi ho cercato di mettermi nella sua testa, quindi di immaginare anche quella che è la visione di uno che viene da queste grandi steppe, che comunque ha una certa idea della vita, e lì si trova un po' a disagio in questo mondo fatto di boschi, gli danno fastidio, insomma, li sopporta. Io spero che sia un libro scritto bene, cioè dove c'è il gusto. Io quando scrivo mi preoccupo relativamente della storia, anzi io la storia non la so. Cioè, nei libri, in tutti i libri che io ho scritto non ho mai saputo prima che cosa succedeva. Io via via che scrivo, qualcosa mi dice cosa succede nella storia e io la scrivo e cerco di scriverla bene. E non so se è così per tutti nelle scuole di scrittura, mi dicono, io non le ho mai frequentate, e di solito si dice: se vuoi fare un romanzo così devi prima crearti l'ambiente, studiartelo bene, creare i personaggi, quando sono nati, come sono fatti, cioè crearti tutto quanto il tuo mondo dell'album delle figurine e poi cominci a farli agire. Io no, cioè io faccio esattamente il contrario. Parto da un certo punto e dopo succedono, negli annali che sto scrivendo sono successe un mucchio di cose molto interessanti, devo dire, ma a me del tutto ignote, che sono capitate via via che li scrivevo. In certi capitoli parto con un'idea, dico: boh, adesso voglio parlare di questa cosa. Comincio, poi il capitolo prende tutta un'altra via, mi porta da altre parti, e non raramente mi capita che il giorno dopo lo rileggo, è come se l'avesse scritto un altro, perché non mi ricordo assolutamente di averlo scritto. Dico che è un'esperienza mistica, però quello che a me interessa è che le parole seguano un'armonia, una ritmica, cioè per me quello che conta in letteratura è il ritmo, cioè molte volte io costruisco la frase su quella parola lì perché deve essere di quattro sillabe, e se non è di quattro sillabe la frase non funziona, un po' come nella musica. Cioè, io spero di riuscire a fare questa cosa qui, quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto che mi piacerebbe che restasse è il concetto di, come dire, di ambiguità. Cioè il fatto che qualunque cosa ci capiti nella vita ha sempre tante facce, che vanno viste da tanti punti di vista, per cui essendo un libro appunto cubista che cerca di analizzare le cose in molti punti, mi piacerebbe che il lettore finisse per simpatizzare in qualche modo un po' con tutti, e anche per antipatizzare un po' con tutti, cioè che dove anche l'eroe non è l'eroe, è anche il personaggio, insomma, pesante, un po' schizzoso, perché la vita è così, perché dopo si sceglie, si sta da una parte oppure dall'altra, però l'altro è sempre comunque una parte di te. Cioè, e qui è un po' quello, io vi ho letto prima questo brano della morte in cui muoiono i nostri, muoiono gli altri allo stesso modo, cioè c'è la stessa dignità nella morte, lo stesso diritto di rispetto
indifferentemente da chi sei, e questa è la percezione, quello che poi Tommaso subito dirà appena finita la battaglia, è bisogna ricucire la regione, perché questo, cioè finché combatti bene, lo diceva Abelardo, mi pare, di cui si parla molto poi negli annali, un filosofo del XII secolo, diceva finché sei in conflitto con una persona, questo è il tuo nemico, ma nel momento in cui la guerra è finita, lui è tuo fratello. Quindi questo, diciamo, che è il messaggio morale che mi piacerebbe che rimanesse di questo libro. Poi devo dirti una cosa, che i 3-4 pezzi che hai scelto di leggere, secondo me non sono del tutto rappresentativi del tuo stile, che, cioè, devono essere inseriti nel fluido del tuo stile letterario, perché quello che hanno sentito loro, quando lo leggeranno, cioè leggeranno nel momento esatto in cui leggeranno i brani che hai letto, li leggeranno dopo aver conosciuto tutti i personaggi, quindi acquisteranno tutti un altro sapore. Cioè io lo dico perché a me, perché tu sai che io ancora non ho finito quel libro lì, però l'ho letto abbastanza da poter dire che ha un suo flusso molto molto coinvolgente. Sì. E gli stessi pezzi che ha detto lui, io lo dico perché lo penso. Ma gli rendono giustizia. Sì, secondo me sì. Beh, se volete ve lo leggo tutto, siamo qui, sono solo 400 rotte pagine, un paio di settimane ce la caviamo, è una cosa lunghissima. Bene, spero che abbiamo scelto il libro giusto, l'alternativa era June, che è un molto più leggero, che è un romanzo sul jazz essenzialmente, scritto per un pochino più giovane, è il mio primo romanzo, diciamo, adulto. Però mi piaceva parlare di questo proprio perché è il mondo in cui su cui sto lavorando adesso, perché insomma, vabbè, questa è la cosa. Grazie. Grazie a voi. Grazie. La prossima settimana c'è un altro incontro. 15 giorni abbiamo Lila Foyce, è un libro tipo fantasy. Poi farà anche un intervento sulle costellazioni, perché ci mette dentro. Vedremo, lo scopriremo di me. Invece, sempre edito da Spirito della Terra. Mi viene sempre il sale della Terra, no? Lo Spirito della Terra. Faremo una presentazione il 20 maggio del libro di Mirko, Concittadini. Tutto è paradiso. Spero ci sarete. Voi due sì, e spero, ma voi eravate già venuti. Valeria si è già presa, l'ho segnato. Forse l'hai già segnato. Quando ce la facciamo? Signore, sono sempre lunedì, perché mi ricordo lunedì sera, perché è già bussolino. Esatto. Sta con la pioggia. Tu, Sofì, cosa dici? Sofì, cosa dici di questi libri così? No, cioè, diciamo che mi ha un po' ispirato, perché di solito leggo più libri dove l'importanza è più sulla trama. Però è interessante anche sapere gli aspetti storici. E, cioè, mi è piaciuto un sacco tutto la pazienza o comunque tutto quello che c'è dietro a un libro di questo tipo, perché c'è tanto lavoro. Io dico sempre che per scrivere un libro bisogna leggerne 500. Sì, io ho 5.000 libri a casa e in effetti ho scritto circa 10 libri, perché finora sono più o meno a quel numero lì. Quindi il prossimo libro devo comprarne altri 500. No, io odio le doppie file, non le posso sopportare. Però mi sono comprato una casa apposta per, cioè, quando andavo in agenzia immobiliare dicevo, ma a me servono tot metri lineari, ma perché devo metterci lì? Ma se fosse più, no, poche porte, tanti muri, io non possedo neanche un quadro perché non c'ho posto. Anche sono un po'
porte, non poche finestre. C'ho anche tante finestre, in realtà sono pieno di finestre, però è una casa piuttosto grande, insomma siamo in due, ma abbiamo un appartamento da 8. Da 5.000 libri. Da 5.000 libri. L'appartamento è grande, trova 5.000 libri. 5.000 libri, sì, più o meno. Ce ne metto quadri, esatto. Va bene. Bene, so, grazie. Comincia quanti, tu che numero sei? Di libri. Sai cosa? No, ti hai letto. No, perché lei è una ragazza del gruppo di lettura che abbiamo qua e legge tanto. Hai fatto una stima? No. E quando io ero piccolo era bellissimo che a scuola un tempo si leggeva molto, si faceva la biblioteca di classe e la nostra maestra ci faceva leggere un libro a settimana, talvolta anche due, sì, e poi leggere e fare il riassunto, opinioni personali, tutte queste cose, e leggevamo davvero tanto. E poi il mio grande sogno quando ero ragazzo, insomma, diciamo in tarda adolescenza, quando poi ho cominciato l'università, era avere una biblioteca in casa, perché io sono molto pigro e quindi quando andavo in biblioteca civica a Verona all'epoca per vedere i libri non c'era solo fare aperto, tu dovevi arrivare lì, compilare, portare il cartoncino che andava su al 12° piano e dopo un quarto d'ora tornava giù e dicevano non c'è, due alla volta potevi chiedere, per cui ho detto non sia mai il costo di indebitarmi, i libri me li compro, me li sono sempre comprati tutti. Un po' alla volta, mi ricordo che il mio primo scaffaletto era piccolino, insomma, c'erano, e cominciavo già a mettergli letteratura inglese, letteratura francese. Poco alla volta. Sono pigro e quindi mi sono anche comprato il programma per catalogarli. Poi ne ho catalogati 2000, a quel punto sono tracollato e ho detto basta, non puoi starci dietro. Però pian pianino ho cominciato a accumulare questi libri e perché il mio sogno era quello di dire se cerco un libro ce l'ho, adesso ce l'ho. Cioè adesso sostanzialmente non è che ce li ho proprio tutti, però insomma una buona parte. Non ho bisogno di andare in biblioteca, ma me li compro. E anche io prima di cominciare. No, poi prima un po' frugato con gli scaffali ho visto dei libri che mi comprerò perché. Ci avete anche uno dei miei, avete Spirituals. Ho visto, sì, nella parte musica. Ecco. Casualmente. Comunque la mia signora l'altro giorno ha lasciato qua un listino e guarda che si è libri che legge. Si era dimenticato qua. Ah, infatti, sì. Ha una signora, sì, signora brava. Sabato mattina. E come dire per mamma raga il buon tempo? No, no, beh, è stata costante perché sì, io me li scrivevo ma poi ho perso. E l'ha lasciato qua e adesso non sappiamo chi è, chiederemo però. Anche io lo facevo. In certi periodi l'avevo fatto ma per motivi. Sì, avevo una lista perché andavo in biblioteca, io so poi sostanzialmente, almeno per l'età mia, non c'era molto la cultura dell'acquisto del libro e quindi soldi per comprare libri non se ne pensava, per cui l'unica fonte era la biblioteca del comune, quindi lì sempre solo libri in biblioteca, però ovviamente poi. Nel tempo non ti rimane la memoria, certo, di quali, sì. Ovviamente di no. Storici sì, però insomma una ragazzina di 8 anni non può ricordare. Allora gli scrivevo, poi ho perso quella lista e vabbè. Io l'ho fatto per un breve periodo. E poi ho cominciato a acquistarli anch'io, però adesso sto ritornando alla biblioteca. Per alcuni anni io me li scrivevo, ma perché mi ero dato dei target. Cioè avevo deciso, quando... intorno ai 18 anni, 19, ho detto che adesso devo cominciare a leggere sul serio, quindi mi ero fissato un target di 1000 pagine al mese e quindi mi segnavo i libri con anche quante pagine ero. Poi avevo deciso, facciamo un passo più in là, 10 libri al mese e quindi mi tenevo il quadernetto con i 10 libri al mese, c'è ancora il quadernetto lì, poi mi sono un po' stufato, quindi. Però è servito per avere... Si serve per fare un'idea, prima dicevo adesso che mi scherzando perché so anche che Sofia qua c'è la lista dei libri cult mancanti, proprio mancano dei grandi cult, Don Quixote, Come si sposa, La Divina Commedia non ha letto, Il Conte di Montecristo, Tre Moschettieri, Pinocchio, Cicità, I Miserabili, Solaris, Io Robot, I Tre Moschettieri, ecco. Direi buona scelta. Cult mancanti.
alcuni libri un po' lunghetti, per sì, giusto dalla serata. Conte di Monte Cristo io non l'ho letto perché ce l'ho, lo sono comprato perché mia figlia ha detto sì, ma leggilo, è bellissimo, non c'è dubbio che poi a me più non piace, però impegnativo, ci vuole un po' di galera per cui sì. Bene, grazie. Grazie.